Fin dagli albori della civiltà, l'uomo e la grotta hanno sempre avuto un feeling e un habitat particolare, che non ha riguardato la vita solo dell'uomo primitivo, ma anzi ha accompagnato la civiltà sino alla metà del XX secolo, come testimonia la stupenda città di Matera. L'antica provincia di Terra d'Otranto, che ancora fino al 1660 arrivava sin qui, propone uno degli habitat rupestri più interessanti di tutta Europa. Questo è un viaggio di pietra alla scoperta di questo lembo della Puglia meridionale che ha proposto per secoli la civiltà rupestre. La fine dell'Impero Romano segnò l'inizio di una nuova era nel mondo ed ovviamente anche in Salento. La mancanza di un'autorità statale, la decadenza delle città costiere per via degli assalti dei predoni, la recessione economica, spinse gli abitanti nell'entroterra. La roccia di questo territorio era facilmente lavorabile, inoltre esso era ricchissimo di grotte e cavità naturali, quindi venne spontaneo alla gente di adattarsi alla natura e al momento storico. Bisogna specificare però che la pratica di abitare in grotta in Salento è certificata già nel periodo preclassico. Poi fu abbandonata durante l'impero, ripristinata subito dopo, ma non va considerata come sostitutiva. I villaggi in rupe coesistettero semplicemente con quelli normali di pietra e legname. La civiltà rupestre, come la definì Cosimo Damiano Fonseca, non va considerata la stregua dei trogloditi preistorici. Anzi, vide il fiorire di vere e proprie città. E soprattutto non va identificata esclusivamente con l'arrivo dei monaci dall'Oriente perseguitati da Leone III dal 726 d.C. in poi. Facciamo un viaggio nella realtà di Terra d'Otranto, una terra carsica che ha visto il proliferare di genti fin dalla preistoria, all'interno delle sue grotte che si estendono da Otranto e il Capo di Leuca fino alle Murge Tarantine e ad Egnazia, estremo nord brindisino, dove l'antica città messapica e poi fiorente colonia romana vide lo spostamento in blocco dei suoi abitanti nelle lame del suo entroterra. Cominciamo proprio dal territorio di Egnazia, presso Fasano. Le lame sono una sorta di gravina in piccolo, antichi fiumi prosciugati, ma che ancora oggi durante la stagione delle piogge si riempiono di acqua corrente, ai cui lati la roccia friabile è sempre stata modellata per allargare grotte o scavarle completamente. Le lame di Fasano sono diverse. Qui siamo a Lama d'Antico, un villaggio molto grande, dotato di ogni ambiente per i bisogni dei suoi uomini e animali, ma anche di chiese, cisterne e quant'altro. La costruzione della chiesa dava la possibilità agli artigiani della comunità di dare sfoggio di tutta la loro perizia, sia con lo scalpellino che con i colori dei loro affreschi. Originariamente in queste chiese si officiava e scriveva in greco, poi quando fu introdotto il rito latino, i pannelli iconografici hanno conservato i santi di entrambe le fazioni. Quello che lascia di stucco nel visitatore è l'incredibile bravura degli uomini che qui hanno scavato e modellato gli ambienti. Ma ovviamente lo spettacolo che resta più impresso nel visitatore sono le chiese rupestri. Qui vediamo l'immagine forse più significativa del complesso. Mostra insieme San Benedetto e San Basilio, il rito greco e quello latino che si passano il testimone. Scendendo verso sud siamo in territorio di Ostuni e le lame caratterizzano anche questo territorio, a testimonianza di come questi fiumi preistorici furono abitati nei secoli in maniera quasi continuativa. Qui infatti siamo in Lama Cornula, lungo tutte le pareti di questa piccola gravina si ritrovano graffiti con date che ci riportano ancora al 1800. Quando i numerosi ripari e grotte presenti in sito furono utilizzati anche dai pastori per i loro animali. Ed infatti troviamo ambienti che sono stati ammodernati, come questo ingresso decorato da architrave. Le pareti rocciose sono composte da una pietra talmente soffice che pare sbriciolarsi con uno sguardo. Continuando verso sud siamo in territorio di San Vito dei Normanni, davanti allo splendido insediamento di San Biagio. Tutti questi villaggi avevano l'acqua corrente una volta e qui ancora oggi possiamo vedere il canale reale che passa accanto. La chiesa rupestre di San Biagio è una delle più importanti.
è una delle poche ad aver conservato un'iscrizione in lingua greca che riporta la data 8 ottobre 1196, in cui il suo igumeno bizantino probabilmente dedicò gli affreschi. Notevoli testimonianze sono anche i villaggi rupestri di Ugento, sviluppato all'interno e all'esterno di una piccola lama, caratterizzato da una splendida chiesa ed una grotta intagliata come un colombaio. Quello della Valle dell'Idro, letteralmente disseminata di cavità di ogni sorta, e quello nei pressi di Acaia, del quale io stesso e l'archeologa Michela Rugge stiamo segnalando una realtà di grotte molto più estesa di quella che era nota presso Masseria San Pietro. Oltrepassata Taranto cominciano le Murge, ed è qui che comincia uno spettacolo ancora più grandioso. È qui che questa microregione somiglia sempre più a quella più blasonata della Cappadocia in Turchia. La Gravina di Rigio a Grottaglie, quella di Petruscio a Mottola, ma anche a Castellaneta, Ginosa, Massafra e Grottaglie. Chiudo proprio con un'incantevole chiesa scoperta qui casualmente nel 2008, rimasta intatta come era ai suoi tempi, forse perché fu intenzionalmente murata per preservarla per qualche motivo, facendo così in modo che questo incanto è oggi tornato ai nostri occhi dalla civiltà rupestre a quella tecnologica del terzo millennio.